Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo in un nuovo video sul canale, per la prima volta con lo zio Obogul, una persona che stimo tantissimo e che volevo portare sul canale da tantissimo tempo. Mi raccomando, andate ad iscrivervi al suo canale che trovate qui sotto in descrizione. Fa tantissimi contenuti sugli anime, Dragon Ball, Attack on Titan, Tokyo Ghoul, è veramente bravissimo, vi consiglio di andarvi a fare un giro sul suo canale. Oggi siamo in questo video per vedere i contenuti che saranno nel nuovo DLC di Xenoverse, ovvero il DLC 6, detto anche Extra Pack numero 2. Tutte le informazioni sono delle informazioni per lo più confermate, che comunque sembrano palesi. Ho scavato nel file di gioco come l'hanno fatto altri modder e abbiamo trovato diverse cose molto interessanti che insieme andremo ad elencare. Beh, detto questo ragazzi, vi ricordo che sul canale c'è in corso il contest dei 3000 iscritti, dove chi vincerà avrà accesso ad una richiesta, ovvero chi mi potrà chiedere una mod gratuitamente. Può essere un personaggio, può essere una skill, può essere una trasformazione per i CAC, oppure dei costumi per sempre per i CAC. Inoltre, per il secondo e per il terzo posto c'è una skill, diciamo una sorta di premio di consolazione. Trovate sul canale e in descrizione il link al video dove appunto parlo del contest. E niente ragazzuoli, detto questo passo la parola ad Obogul e ci vediamo verso la fine del video. Salve a tutti ragazzi, io sono Obogul e vi do il benvenuto in un nuovo video. Ovviamente questo è l'intro che io uso sul mio canale, ma qui oggi non siamo sul mio canale, siamo sul canale di Feraz, un mio amico nonché modder che io rispetto tantissimo per i lavori che fa e per la persona che è, e ringrazio tantissimo per avermi dato la possibilità di essere qui sul suo canale. Sul mio tratto anch'io roba di Dragon Ball, quindi se volete passare siete più che benvenuti. Detto questo però, basta spam, perché voglio andare direttamente al succo del video, perché vi vedo lì che state fremendo. Ragazzi, oggi iniziamo il video parlando proprio di androide numero 17. Sembra che nel DLC 6 sarà presente la sua versione del torneo del potere. I file di gioco si riferiscono a lui come R17, l'ID normale è G17 e le animazioni facciali di questo R17 sono collegate a quelle di androide numero 17. Sembra avere una nuova skill con l'ID MNV, non si sa di per sé che cos'è. Ok, diciamo che lo zio Obo si è confuso un pochettino. Praticamente voleva dire che la skill MNV potrebbe essere o una skill nuova che vedremo nel torneo del potere, magari prima dell'eliminazione stessa di C17, oppure una skill generica, magari qualcosa di nuovo. Inoltre avrà l'aura di default, quella che ha pure C17 normale, quindi diciamo che non ci possiamo sbagliare. È C17 però versione Ranger, oppure magari una nuova forma di C17, ma penso che in questo caso sarebbe cambiata l'aura. Oh ragazzi, finalmente, questa è una notizia bomba. Finalmente abbiamo Jiren in Xenoverse 2, uno dei personaggi che a me personalmente è piaciuto molto. È palese che sia lui. Nei file di gioco ha l'ID GRN, che significa palesemente Jiren. Avrà un moveset completamente nuovo e un'aura rossa, come giusto che sia del resto. Le sue caratteristiche presentano una bassa quantità di aura, tanto vigore e un'ottima quantità di salute e dei colpi strike potentissimi. Tra le super abbiamo Med, che sarà sicuramente la meditazione, e PvE, che probabilmente significa Power Impact. Come ultimate invece abbiamo la PRH, non si sa cosa possa essere fino adesso almeno, magari una mossa che ancora dobbiamo vedere, probabilmente si chiamerà Pride qualcosa. Goku Ultra Istinto. Infatti, finalmente, appunto perché facciamo 30, facciamo anche 31, no? Avremo pure Goku Ultra Istinto, anche se non abbiamo nessun file a riguardo per lui, dato che non abbiamo trovato nessun ID. Non sappiamo né le statistiche né le mosse, probabilmente avrà una nuova aura e un nuovo moveset. Penso che possa avere anche una Kamehameha discendente come abbiamo visto nell'anime. La presa a due mani e una skill di schivata come il Data Input di androide numero 13. Secondo voi quale possono essere se no le skill possibili di Goku Ultra Instinct? A me appunto piace pensare questa sorta di Kamehameha che praticamente serve per muoversi, perché come abbiamo visto nell'anime proprio la usava per muoversi. Poi potrebbe essere figo anche vedere la sua mossa, quella dove sta fermo, molto scimmiesca se così vogliamo, quindi
questo si riallaccerebbe un po' al moveset totalmente nuovo, quindi sono curioso di vedere anche cosa ne pensate voi a riguardo. Nei file di gioco sono stati trovati anche alcuni file molto ma molto ma molto particolari, con un ID altrettanto strano. Sto parlando proprio di Fu. Dopo alcune ricerche, noi modder abbiamo capito, noi in realtà Feraz, perché alla fine io non è che sia un modder, però nel senso è stato comunque compreso dalla maggior parte delle persone che Fu è il proprio il Fu di Dragon Ball Heroes, nonché il figlio di Towa e Mira. Nel gioco appunto si vede proprio come un neonato. Magari su Xenoverse comparirà come adulto o magari come ragazzo. La sua caratteristica è che probabilmente vanterà l'aura di Mira e avrà ben 4 mosse, 3 super e una ultimate. Gli ID per le sue super sono KNI, DIV e TIE, mentre la ultimate ha un ID denominato DET, D-E-T. Il personaggio è stato confermato dalle scan di V-Jump. Sembra che avrà pure una spada e che comparirà nella modalità storia. Obo ha parlato dei personaggi, ma ora passiamo agli altri contenuti che faranno parte di questo DLC. Prima di tutto abbiamo sicuramente Lido Colosseum. Ovviamente, come ben sappiamo, una modalità abbastanza acerba al momento ed incompleta. Ovviamente mancano tantissime statue importanti come ad esempio Zamasu Fuso, Goku Black Rosé, Goku Ultra Istinto, Jiren, Bojack, Zamasu, tantissimi altri personaggi che probabilmente vedremo in qualche aggiornamento gratuito oppure nel DLC 6 stesso. Inoltre è stato confermato che avremo un'altra nuova storia. Però c'è qualcosa di strano, infatti nella grafica riassuntiva del DLC notiamo che i pallini che indicano una storia nuova sono due, a differenza degli altri DLC dove presenta una nuova storia che ce n'è solamente uno. Infatti a mio parere ci saranno due nuove storie, ma procediamo con calma. Prima di tutto avremo una nuova storia probabilmente sul Torneo del Potere. Abbiamo Jiren, abbiamo Goku, probabilmente faranno pure uno stage del Torneo del Potere e ci sarà pure Fu, quindi magari introdurranno Xenoverse 3 con la storia del Torneo del Potere. Magari il nostro Kakka arriverà al Torneo del Potere, affronterà Jiren e verrà sconfitto. Arriverà Goku, lo aiuterà e magari, mentre che Goku diventerà Ultra Istinto, il nostro personaggio diventerà Super Saiyan Blue. Infatti, il Super Saiyan Blue sembra essere una nuova skill che aggiungeranno nel DLC 6, ma di questo ne parleremo dopo. Probabilmente ci sarà l'intervento di Fu, che ci metterà i bastoni tra le ruote, potenziando ancora di più Jiren, e quindi ci sarà una battaglia epocale e finalmente avremo la sconfitta di questo personaggio, con il termine della storia, che poi porterà a Xenoverse 3. Un'altra nuova funzione molto importante è quella della personalizzazione dei personaggi del roster, o perlomeno questo sembra esserci. Infatti, nella scan e nell'annuncio ufficiale notiamo delle cose. Prima di tutto nell'annuncio notiamo che c'è messo che ci sarà un nuovo modo di interagire con i personaggi ed inoltre nella scan notiamo una schermata di personalizzazione delle skill dove c'è un Goku e palesemente lui ha il suo stile di combattimento, la sua posa, ed inoltre ha i colori del G diversi, quindi magari si potrà personalizzare il personaggio cambiando i costumi, colori del costume ed inoltre skill. Purtroppo ho letto le scan e a quanto pare potremo avere un partner che ci assisterà nelle missioni con il quale potremo fare delle supreme coordinate e potremo modificare appunto colore del costume, skill e parametri. Una cosa molto bella ma che non so se succederà mai sarebbe quella di cambiare moveset ed aura, magari permettendo ai personaggi del roster, ad esempio a Goku, di avere i moveset di Gohan e così via. Ed inoltre di cambiare pure l'aura. Sarebbe una cosa veramente molto bella ed originale, che permetterebbe di personalizzare ancora di più i CAC. Ovviamente per l'aura è una cosa abbastanza semplice, basta aggiungere un menu e mettere l'impostazione di cambiare l'aura. Per il moveset però servono delle patch di compatibilità, ovvero la spada deve essere resa compatibile con tutto, però magari la Dimps potrebbe fare un lavoro abbastanza particolare e rendere il tutto funzionante. Speriamo bene. Inoltre ragazzuoli, sembra che avremo proprio il Super Saiyan Blue per i CAC. Come vi ho già anticipato prima, nei file di gioco è stata trovata una skill con l'ID SGS, ovvero Saiyan God Saiyan o Super Saiyan God Super Saiyan, ovviamente abbreviato, che sembra essere proprio il Super Saiyan Blue per i CAC. Ha gli effetti del Super Saiyan Blue e se è sostituita ad una skill permette al CAC di avere i capelli blu del Super Saiyan Blue ed inoltre ha quell'aura, anche se sembra diversa da quella di Goku e Vegeta. Inoltre utilizza il parset, ovvero i capelli del CAC. Inoltre sembra ragazzi che questo DLC, a parte di essere immenso,
ho il presentimento che porterà Xenoverse 3. Abbiamo una nuova storia, nuove skill, nuove funzioni che potrebbero fare da cardine, ovviamente una volta migliorate, su Xenoverse 3, che sicuramente, a mio parere, uscirà. Già è stato confermato che il brand Xenoverse non è finito e che vedremo nuovi giochi. E sarebbe molto bello vedere uno Xenoverse 3 a cavallo tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019. Magari con la storia definitiva del torneo del potere, con dei DLC, con le saghe dopo il torneo, oppure già inclusi nel gioco. Spero, ragazzuoli, che questo DLC vi piacerà, a mio parere sembra molto figo. E niente, ho tanto ma tanto hype. Detto questo, passo la parola ad Obogul per i saluti. Bene ragazzi, allora, il video si è concluso, spero che vi sia piaciuto. Ovviamente ragazzi, vi invito a passare sempre sul mio canale se siete curiosi di vedere anche cosa porto io. Ringrazio tantissimo Feraz per questa possibilità e spero che sia la prima di molte collaborazioni sia sul suo che sul mio canale. Detto questo, comunque ragazzi, da qui Obogul è tutto e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ebbene sì ragazzuoli, il video è finito. Io e Dobo speriamo di cuore che vi sia piaciuto. Ovviamente ragazzuoli, fateci sapere cosa ne pensate di questo DLC a dir poco assurdo. Inoltre ringrazio Obogul per aver partecipato. Spero che ci saranno tante altre collaborazioni, non solo con lui ma con tantissime altre persone. Inoltre volevo invitarvi ad andare a mettere like alla pagina Facebook di Dragon Ball Legacy, con la quale appunto sto collaborando per questo video. Inoltre ragazzuoli, vi ricordo di iscrivervi al contest e ovviamente lasciate mi piace al video, commentatelo e condividetelo con i vostri amici, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella per avere tutte le notifiche riguardo i video. Inoltre entrate sia su Telegram sia su Discord, dove potrete stare in contatto con me e gli altri The Idols e ovviamente gli altri fan. E niente ragazzuoli, detto questo, noi ci vediamo ad un prossimo video, ad una prossima live. Un saluto da Feraz, bella!